Parliamo oggi delle obbligazioni dei paesi emergenti che hanno assunto un ruolo decisamente centrale all'interno dei portafogli di reddito fisso dopo la crisi finanziaria del 2008. Che cosa è successo e perché questo fenomeno è davanti ai nostri occhi? Sicuramente la crisi finanziaria del 2008 ha determinato un massiccio trasferimento di debito dal settore privato al settore pubblico. Questo è stato necessario per gestire l'eredità pesante della situazione di squilibri accumulati nel decennio precedente. In relazione a questo fenomeno è cambiata in modo molto marcato la valutazione comparata tra la solidità del debito degli stati sovrani nei paesi sviluppati e la solidità del debito nei paesi emergenti. È cambiato molto il valore statistico dell'indice che misura il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che si situa ormai mediamente al di sopra del 100% per i paesi sviluppati e si trova invece ad un livello ben più contenuto, attorno al 50% come media per i paesi emergenti. Evidente quindi che cambia in modo netto la percezione di dove stanno i rischi. E quindi, come eredità di questo periodo di crisi finanziaria, cambia nettamente la nostra percezione di come può essere realizzato efficacemente un portafoglio di reddito fisso, dove all'interno i paesi emergenti appunto rappresentano una componente indubbiamente fondamentale per la diversificazione efficace. Di questo fenomeno, a ben vedere, però si sono accorti un po' tutti gli attori del mercato e quindi categorie di investitori che erano rimasti per decenni alla finestra sono entrati massicciamente a partecipare alla nuova moda di investimento ed hanno alimentato flussi di capitale assolutamente straordinari che si sono susseguiti soprattutto nel corso degli ultimi tre anni ed hanno determinato una compressione dei rendimenti davvero straordinaria. Per emittenti e per stati che erano considerati pochi anni fa esotici e sicuramente molto rischiosi, vi è stato un netto ribaltamento di percezione. Oggi questi fanno parte dei portafogli e i differenziali di rendimento, i premi al rischio che possono offrire, sono stati ridotti ai minimi termini. È una situazione che configura quindi per le obbligazioni dei paesi emergenti nel suo complesso oggi una possibilità di rendimento in prospettiva molto più contenuta, che si situa probabilmente attorno ad un 4%, che rispetto ai tassi disponibili sui mercati non è sicuramente un brutto rendimento, però di sicuro è un numero da guardare con molta attenzione in prospettiva, nel senso proprio di dare la sufficiente importanza alla velocità con cui questo meccanismo di rivalutazione è potuto avvenire. Qual è dunque l'approccio ragionevole di fronte al problema di come gestire il nuovo ruolo di questa asset class all'interno dei portafogli diversificati? È innegabile che il progresso vi sia stato e davanti ai nostri occhi. In prospettiva, tra l'altro, questi paesi saranno messi ancora meglio se solo pensiamo al fatto che la solidità è data appunto dal rapporto tra la quantità di debito e la dimensione delle economie, e queste sono economie che crescono più velocemente di quelle dei paesi sviluppati. Quindi tutto bene, diciamo, nel lungo periodo, ed è giusto quindi questo ruolo più forte che questi paesi occupano. Però attenzione a quel che capita nel breve periodo. Perché? Perché nel breve periodo proprio questa accumulazione
veloce e molto guidata dagli investitori esterni a questi paesi, cioè i grandi investitori istituzionali internazionali, configura una situazione potenzialmente rischiosa ed è quindi importante, pur condividendo il ruolo forte che questa nuova classe di investimento ha all'interno dei portafogli, è molto importante che questo sia fatto attraverso un programma selettivo e flessibile. La risposta è quella di individuare un meccanismo di gestione che non consideri gli indici, sia sostanzialmente libero al massimo, non guidato dai benchmark, ma possa allocare laddove le opportunità sono più evidenti e quindi considerare in totale autonomia se scegliere il debito degli stati sovrani oppure se dedicarsi alle obbligazioni societarie private, se individuare le opportunità all'interno di emissioni in valuta locale oppure se preferire quelle che avvengono ancora in valuta pregiata, come ad esempio quelle in dollari, le più diffuse. E poi ancora, se dedicarsi a un investimento a cambi liberi oppure se magari temporaneamente procedere a coperture del rischio di cambio in ottica di protezione del portafoglio. Questo, secondo noi, è il modo giusto e lo abbiamo percorso in Ercel con un nuovo programma che abbiamo lanciato e che è stato molto importante nel corso del 2012. Si tratta del Leadercell Emerging Bond Opportunity, un fondo che ha messo a segno una performance di quasi l'11% nel corso del 2012 e che rappresenta lo sforzo congiunto di Ercel con un partner inglese molto importante. Insight è il nome di questa società di asset management che ci ha consentito di realizzare con il massimo livello di esperienza l'investimento in modo estremamente professionale. Il 2012 è irripetibile nella dimensione dei risultati e abbiamo detto che per quest'anno le prospettive sono decisamente più contenute. Se guardiamo alla strategia che è percorsa dai nostri gestori in questo inizio d'anno, vediamo che le preoccupazioni di cui abbiamo parlato hanno già influito enormemente nella strategia di gestione del primo trimestre. In particolare, nell'attesa di problemi che avrebbero potuto essere determinati ad esempio dall'instabilità politica in Europa, in preparazione di questa situazione i portafogli sono stati decisamente immunizzati. Si è proceduto a riduzioni consistenti dei livelli di esposizione, è aumentata di molto la quota di cash, di cassa disponibile da utilizzare in prospettiva appunto di poter sfruttare situazioni di arretramento e avere livelli di ingresso più interessanti per poi quindi poter avere nuovi guadagni in conto capitale nel resto dell'anno. Questo semplicemente non è successo e in questi giorni se ne sta prendendo atto. Non è successo nel senso che questa correzione che era attesa non si sta manifestando nel suo potenziale, sta capitando negli ultimi giorni esattamente il contrario. C'è un nuovo attore molto importante nel quadro internazionale che cambia in una certa misura le regole del gioco un po' per tutti. Si tratta della Banca Centrale del Giappone che ha cambiato decisamente l'impostazione del mix di politiche per il prossimo futuro, incamminandosi in un programma decisamente aggressivo di stimolo monetario. La dimensione di questo è assolutamente straordinaria e non ha precedenti. E il mondo del reddito fisso in questo senso sta reagendo preparandosi ad una caccia
in modo molto attento alle opportunità che sono ancora rimaste, e quindi di fatto questa spasmodica ricerca di rendimento comprime ulteriormente gli spread e fa ancora del bene in potenza al reddito fisso dei paesi emergenti. In buona sostanza abbiamo quindi di fronte uno scenario che sta un po' cambiando e che ha indotto anche i nostri gestori a prenderne atto, a riallungare quindi i portafogli, aumentando nuovamente le esposizioni e preparandosi quindi a cogliere meglio questi fenomeni con livelli di partecipazione più decisi rispetto ad uno scenario che comunque, ricordiamo, è di breve periodo e non è privo di qualche preoccupazione. Ci sono il bello di un programma molto selettivo è quello di poter individuare i temi di gestione in modo separato. Se guardiamo all'interno appunto del portafoglio, troviamo situazioni come quella del Brasile e quella del Messico, dove la convinzione è piena, nel senso che si gioca e si investe direttamente sulle emissioni in valuta locale e si prende il rischio di cambio. C'è convinzione rispetto al mix delle politiche di questi paesi latinoamericani che sembrano avere trovato una ricetta efficace. Diverso è il caso dell'approccio che invece viene assegnato ad altre aree in cui il livello di aggressività e di proattività delle politiche monetarie è soprattutto invece figlio della difficoltà della congiuntura economica e in qualche caso anche di vere e proprie situazioni di crisi. È il caso ad esempio dell'Ungheria, quest'ultimo, ma in questa categoria possono rientrare paesi come il Sudafrica altrettanto. In questi casi è interessante esporsi alla curva dei tassi, poiché sono paesi appunto in cui è importante riuscire ad aiutare tramite lo stimolo della politica monetaria, ma d'altro canto però la fragilità della situazione locale impone attenzione al problema del rischio di cambio. Diverso ancora è il caso, e forse antitetico, di alcune situazioni in Asia dove probabilmente la posizione deve essere addirittura a ribasso in senso totale. Questo, esemplificando, può essere il caso della Cina, dove i nostri gestori, attraverso le politiche di assicurazione che sono offerte dai mercati finanziari attraverso strumenti dedicati, hanno una posizione di fatto negativa nei confronti della Cina, essendo preoccupati dell'eccesso di investimento che a partire dal 2009 la Cina ha dovuto consegnare alla propria economia per poter contrastare le difficoltà importate dalla crisi internazionale. L'eredità di questo sovrainvestimento è leggibile in situazioni di eccesso di indebitamento che fanno preoccupare in una certa misura sulla solidità del sistema finanziario, e quindi l'assunzione di piccole posizioni ribassiste attraverso politiche di assicurazione è uno strumento che all'interno di un portafoglio obbligazionario dei paesi emergenti molto diversificato probabilmente potrà rivelarsi preziosa in situazioni estreme.